Siamo? Parto? Dimmi via? Siamo collegati con internet, Facebook? Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Oggi proviamo a raccontarvi qualcosa che sta sulla frontiera dell'innovazione e che sta scaldando tantissimo il dibattito tra gli appassionati di tecnologia e che si stanno. Dividendo in due fazioni molto polarizzate, su quello che andremo a dire oggi, tra entusiasti e catastrofisti. Allora proviamo a metterla così. Proviamo a immaginare il tema di oggi come un arcipelago con tante isole. Alcune di queste isole hanno nomi che sicuramente avete conosciuto se siete qui un nome, per esempio, è NFT, un altro è la tecnologia che sta dietro gli NFT, blockchain, ma Possiamo metterci in parte anche un altro termine di grande popolarità, il metaverso, quindi questo mondo della realtà virtuale che viene in gran parte autenticato da queste nuove tecnologie, ma forse possiamo anche aggiungerci termini altrettanto popolari come Bitcoin, come criptovalute, ma fanno parte di questo mondo, di questi satelliti, anche sigle che forse non sono note a tutti, sicuramente non sono note praticamente a nessuno fuori dal mondo normale della strada, come DAP o come DAO. Ecco, immaginiamo l'arcipelago come tante isole separate e che invece nel momento in cui verranno stesi dei ponti, creati dei collegamenti stabili tra questi mondi, andranno, secondo alcuni, secondo altri no, ma comunque dovrebbero andare sotto il nome della terza incarnazione di internet, il cosiddetto web 3. Perché web 3? Perché viene dopo il web 1, che sarebbe il, la rete internet degli inizi, in cui fondamentalmente l'unica cosa che come utenti potevamo fare era leggere dei contenuti che ci venivano dati, al massimo potevamo copiare il link, seguito dal web 2, che poi di fatto è il web che conosciamo oggi, dove il nostro ruolo di utenti si è espanso alla condivisione, si è espanso al commento, si è espanso alla produzione, dove però accanto a tanti benefici abbiamo conosciuto anche il lato oscuro di Internet che, conosce, che ormai i giornali hanno ampiamente documentato, in cui i nostri dati, quello che ci sembrava un mondo luccicante fatto di offerte gratuite, in realtà abbiamo scoperto tutti che è un mondo in cui noi siamo una specie di... Mucche da mungere, perché produciamo continuamente dati che vengono poi eh, strutturati e venduti al mercato della pubblicità, oppure peggio negli stati dove la democrazia non è proprio il pezzo forte, vengono utilizzati per il controllo dei cittadini. Adesso arriva questo Web 3, questo Web 3 che come promessa virtuosa avrebbe quella di restituire ai cittadini la proprietà dei propri dati e diventare quindi di nuovo, come nel sogno delle, originario dei primi albori di Internet, i protagonisti veri del web, quelli che ehm, vengono anche retribuiti per l'attività svolta, in cui c'è una riappropriazione, c'è un'autenticazione di tutto questo lavoro che noi oggi facciamo praticamente gratis e il cui profitto è fatto da altri grandi nomi tecnologici. Ecco, tutto questo è un po' il tema della discussione di oggi che facciamo con l'autore di questo libro che si chiama Tutto sugli NFT. Crypto art, token, blockchain e loro applicazioni. Benvenuto a Roberto Caravaglia, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. E ci aiuta, ci chiosa, ci assiste, ci integra nella nostra riflessione. Un um, esperto di intelligenza artificiale lavora per una startup che si chiama Sherry. Lui è responsabile proprio dell'ingegneria, del, degli algoritmi che vengono prodotti da questa società ed è Giacomo Fava. Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio a tutti. Allora. Roberto, cominciamo, io tu lo mettiamo al secondo capitolo, io diciamo per forma mentis di Radio 1, quindi per una più facile accezione, più facile comprensione della, del ragionamento lo metto prima. Prima di parlare di NFT vorrei che tu ci spiegassi come funziona la tecnologia che è alla base degli NFT, ossia la blockchain. Sì, è domanda challenging, da, una domanda molto sfidante da, 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 da risolvere in pochissimi minuti. No, è la tecnologia che sta sotto gli NFT, ossia, la blockchain, è una tecnologia che consente la memorizzazione di dati e di informazioni. Quindi immaginate come se fosse un database distribuito, dove, però, a differenza del database distribuito, che bene o male un po' tutti conosciamo. Eh, la possibilità di eh, scrittura eh, del dato e quindi la modifica dello stesso eh, avviene non solo e unicamente su iniziativa di chi ha le chiavi per poter modificare il dato ma tramite una pluralità di attori che governano i nodi della blockchain i quali devono pervenire a un consenso sulla modifica del dato distribuito. E come fanno questi soggetti che, attenzione, non si conoscono tra di loro e che probabilmente non hanno nessuna intenzione di conoscersi, a fidarsi sul raggiungimento di un consenso? Ossia, noi tutti abbiamo sentito parlare negli anni addietro della blockchain come the trust machine la macchina della fiducia ecco in realtà non è proprio così anzi oserei dire l'esatto contrario la blockchain nasce perché c'è un problema di fiducia nasce e si fonda questo insomma è un po' distopico eh, non è bellissimo proprio sulla sfiducia sulla sfiducia di soggetti che appunto tra di loro non conoscendosi devono in qualche misura raggiungere quel consenso distribuito per evitare che il dato, l'informazione sul database possa essere manomesso. Ricordiamo una cosa che tutti sappiamo che l'industria del, del, diciamo, del cinema è crollata, o della musica, per peggio ancora, è crollata proprio perché su internet cosa possiamo fare lui? Tasto destro, copia e incolla, così come facciamo con una mail. Possiamo farlo con un film, possiamo farlo con un'opera d'arte. Quindi c'è sempre stato, fino al 2011, questo problema di impedire la replicabilità, la duplicabilità di ciò che aveva valore. E quindi l'Arbolcene risolve questo problema: risolve questo problema proprio perché rende eh, molto difficile, come chiamano in questo modo, replicare l'informazione ancora prima i dati e poi l'informazione che sono appunto scritti su questo su quel registro, è pressoché, registro. Immutabile, immutabile. Eh? è pressoché immutabile è pressoché immutabile trasparente perché rimane Assolutamente anche... è trasparente perché appunto il database è visibile e quindi chiunque può avere contezza delle informazioni che sono scritte. Questo peraltro in talune circostanze può comportare dei problemi di privacy. Certo. Questo, diciamo, per questo diciamo, ci sono Poi alcune soluzioni vediamo. che posso eh? e, e um, uh, Un altro aspetto a mio avviso estremamente importante, io quando ne parlo, insomma, talvolta you know, un attimo così di commozione, che è l'accountability. No? L'accountability è qualcosa... E l'affidabilità, no, cioè, è, la è la certezza di poter capire se effettivamente qualcuno abbia realmente modificato qualcosa, se quel qualcuno qualcosa l'abbia fatto realmente e quando ti scoprono subito. <ride> ti scoprono subito <ride> e poi fa il furbetto eh. insomma, no, quindi, infatti, questo è proprio un bel sistema che combatte il furbetto è, no? ecco. è fondato sulla sfiducia, è su cioè, è ti sgamano subito ti se non sai qualcosa no? di irregolare esatto. quindi è messo su quello che prima faceva il notaio, oppure facevano le banche, adesso esatto. lo fa questa rete di no si chiamano si chiama, le persone che hanno dei computer che peraltro vediamo velocemente sono retribuiti per questa attività con i famosi bitcoin perché altro aspetto che ti voglio domandare anzi lo facciamo a Giacomo ma questa tecnologia non nasce come esercizio teorico ma nasce in applicazione una cosa a un nome che tutti conosciamo vero allora, sì, che di parte, questo periodo non se la sta passando bene no, non è un gran momento per le cripto però è importante separare la blockchain il web trail gli NFT separarli dal mondo delle criptovalute a cui sono sempre legati giustamente perché all'inizio questo esperimento è nato però appunto... stiamo facendo una storia poi ci arriviamo alle problematiche cioè raccontaci un po' chi era Sakamoto chi è perché nessuno lo sa forse tu chi lo sai. ma Saga... non lo sa nessuno eh? però è questo, questo alias che su internet ha ideato per primo il sistema della blockchain 2011 esattamente e ha ideato con uno scopo ben preciso però sì la, la possibilità di decentralizzare la finanza questa idea questa quest utopia che in parte era Uh, corretta e ha sviluppato la prima versione di blockchain che è il bitcoin. Quella che utilizza il bitcoin, prima punto che ricordiamo che in questi giorni ha perso il 50% di, ah, rispetto sì. ai dieci sì. mesi sì. fa. Oggi ha fatto veramente mai, cioè, tu, tu che te ne occupi, un po ma di, eh, in realtà sì, sui, crollo, sui, sui, perché... sul tema delle, delle cripto e dei bitcoin, in particolare, essendo diciamo un asset che per sua natura è esposto al mercato come qualsiasi asset, di fatto, se non è in qualche misura diciamo stabilizzato eh, ma adesso, come contingenza, vale... cos'è che l'ha buttato? Eh, come, come tutti i mercati sono esposti ovviamente a delle, come dire, dei fattori esogeni, e in queste circostanze, in questi giorni, ci sono un po' di. Che Ma se era detto ragione, ragioniamo all'inizio aveva pure ripreso con la guerra perché dicevano che gli oligarchi investivano sì. in bitcoin per risparmiarsi dalle sì, sanzioni. Sì, sì. L'Ucraina stessa aveva finanziato l'esercito sì, sì. con i bitcoin. Sembrava eh sì, un momento in d'oro, invece no. Grazie appunto al fatto che la blockchain è pubblica è possibile notare questa differenza, questo movimento di soldi che c'è stato verso... Eh, invece allora, perché valore. è caduto, non si sa... Quando gente più esperta di noi dice che non è un momento ottimo per la propria liquidità e toglierà dai mercati come succede nel, nel Nasdaq succede anche nel... Eh certo. Sì, con il problema aggiuntivo che non esistendo nessun tipo di authority che possa, in qualche modo non dico controllare, ma eh, rendere evidente ai più e quindi in qualche misura anche proteggere, no, quello che può essere un investitore, questo ovviamente crea qualche qualche Vabbè, problema. Vabbè, Roberto, veniamo al libro. Gli NFT sono una delle applicazioni più famose. La blockchain è la prima, e forse anche la più famosa. Gli NFT sono quella che sicuramente negli ultimi mesi si è guadagnata parecchia stampa cosa sono e come si centrano con la blockchain sono dei gettoni, come peraltro il termine token dovrebbe suggerire. Digitali che, come tutti i gettoni, no? se voi pensate anche al vecchio gettone della SIP no? rappresentano una. Invece sul libro parli del gettone della lavanderia. <ride> la lavanderia <ride> sì, sì, sì. Per non parlare. Cioè, una, della cosetta, SIP, una cosetta del valore, chi la stampa dà il valore, poi ci puoi lavare i panni, ci puoi telefonare. Ci, ci puoi, fare... esatto, diciamo che è importante sulla giostra, eh. cioè, sulla giostra. Esatto, quello è importante è che. Il valore rappresentato digitalmente dal NFT, ecco questo è un aspetto secondo me interessante, è il valore del bene originario, qualunque esso sia il bene, per esempio, dicevamo eh, l'autolavaggio, il servizio di autolavaggio ha un suo bene, ha un suo valore originario, come poteva essere ad esempio il caso della mia pubblica all'epoca, insomma. Ecco eh, quello che è importante per cose a mio avviso. Eh, la prima è che appunto la eh, come dire la digitalizzazione del valore del bene originario esattamente per evitare quello che dicevi tu prima cioè il copia e incolla è eh, di per sé immune al rischio di replica grazie proprio a quei meccanismi criptografici di cui abbiamo parlato, c'è nato brevemente della blockchain quindi un token rappresentando esattamente digitalmente esattamente come non posso replicare un bitcoin esattamente come un bitcoin bravi, a te, esattamente, esattamente come fosse denaro non esattamente Io esattamente è FFT, e poi del tuo non è più mio esattamente ecco però una Cosa, secondo me, ancora importante da, 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 da capire molto bene. Che insomma io cerco di spiegare nel libro, no, è voi dovete immaginare che l'NFT in sé per sé non esiste se non esiste anche la sua storia. Di fatto, nel libro io do questa definizione: la no? sua storia come il blockchain, esatto, esatto. Cioè, attenzione, perché guardate, questo è importante: cioè, l'NFT è se stesso e la sua storia importante perché se non ci fosse la storia degli scambi di quei gettoni digitali non ci sarebbe la ragione per cui noi oggi qui si stia parlando di nft quindi attenzione sì, è questo è fondamentale sì perché vedete se io appunto prendo un gettone e eh, come appunto quelle che facevi tu un attimo fa, eh, l'esempio posso copiare, cioè posso tranquillamente riprodurre no, anche fisicamente un gettone. riesco in qualche modo. No, se vi ricordate no, c'erano gli scherzi che si facevano no, per eh, fregare no, la cabina telefonica pubblica? Insomma, quindi la facilità no, di eh, come dire, ehm, copiare insomma, no, un gettone nella sua fisicità no, è, è abbastanza semplice. Nel digitale, questo è ancora più semplice. Se non abbiamo tuttavia però qualcosa che Ancora il valore e il valore della sua propria esistenza. Cioè, quando dico l'esistenza dell'NFT, intendo dire che cosa? Un dato che è scritto sulla blockchain, quindi distribuito su quel database distribuito che dicevamo prima, che come tale. Qualsiasi eh, eh, come dire, valore che vi sia agganciato, poi magari parleremo anche di quello che tutti chiamano i diritti agganciati, no? Eh? Ma lì ci arriviamo: è di per sé immutabile. Perché è immutabile? Per le ragioni che dicevamo prima: no? proprio perché non è possibile, eh, se no, appunto, eh, come si diceva prima, facendo gli sforzi antieconomici, modificare l'informazione scritta. Però attenzione, l'informazione scritta quindi Attenzione perché l'NFT esiste nel momento e nella misura in cui è scritto. Diversamente, noi non parleremo di NFT. Non so se è chiaro, cioè, questa è una cosa. Allora, no, andiamo, facciamo abbastanza. così. Tu adesso l'hai detta come divisione teorica, che vale per tutto il mondo degli NFT. Scendiamo nel concreto, che sennò no si capisce meglio. Allora, Giacomo, gli NFT dice lui hanno una storia, l'ha detto come, come dire con natura. Esistenziale dell'NFT, però hanno una storia anche cronologica, nel senso che noi giornalisti l'abbiamo scoperto un anno e mezzo fa quando è uscito fuori sui giornali l'evento Clou, ossia People, artista americano che mette sul mercato un'opera di modesto valore artistico. Poi, dopo su questo, so che c'è cosa da dirmi. Eh, perché aveva fatto praticamente 5.000 fotografie della sua giornata, poi le aveva messe tutte insieme, aveva creato di questa mega foto un uh, NFT appunto quindi una specie di certificato che dico, dava a quel lavoro lì una unicità vendibile come tale, quindi come originale unico come fosse un quadro di un grande artista però io poi ho scoperto che in realtà questa storia nel mondo diciamo, di voi addetti ai lavori era come cominciata prima sempre con queste espressioni para artistiche, in realtà più legate al mondo dei videogiochi, ai meme, raccontaci un po' i gattini <ride> allora, sì, il quando sono nati gli NFT, la prima conseguenza, il primo mondo che si è interfacciato con in gli NFT è stato quello dell'arte. Perché è stato facile associare l'oggetto digitale creato e firmato da un autore come un oggetto artistico, che quindi assume valore perché altra gente desidera comprarlo. Allora, scusami, faccio un esempio. Nel quadro di Van Gogh tu hai l'originale firmato da Van Gogh oppure c'hai la tovaglietta uguale che riproduce esattamente la stessa immagine? che Usi, la paghi 2 euro e te la metti per reggere le tazze. Ecco, eh, questa è la differenza tra NFT e la copia che ci facciamo su internet. Sono, sono esattamente la stessa immagine, una vale milioni, l'altra nulla. Eh, grazie alla blockchain è possibile trasferire e autenticare, come dicevamo prima, il proprietario e quindi chi è. Sia chi, sia chi è l'autore che chi, è, chi è proprietario dell'oggetto. Eh, è facile raccontare di quando si sono venduti quadri importanti, di autori importanti, ma ci sono stati anche processi in cui artisti hanno fatto Oggetti digitali meno interessanti perché non erano artisti di fama internazionale. i famosi gattini con l'arcobaleno. Oppure, degli, oppure degli, 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 hanno fatto dei programmini Crypto che key. generavano. Il meme sarebbe... Esatto, delle, delle immagini su un, un pack Che però valgono? Quanto valgono? Eh, adesso, pochissimo, c'è stato un momento in cui molti hanno visto quell'asset come un asset di investimento perché c'era gente che lo voleva, quindi aggiudicarsene uno poteva significare rivenderlo a un prezzo maggiore perché c'era la richiesta. Ovviamente era un mercato libero eh, che ha avuto una crescita esponenziale l'anno scorso, cavalcando la hype dei media. Adesso un po' meno. Un calo. Però adesso è pur vero che ci sono musei. L'Ucraina ha creato un museo dei, degli NFT per sostenere la causa dell'esercito, della resistenza e tante altre. Ci sono adesso a, a Milano c'è una mostra che viene inaugurata sì. a, a Palazzo Strozzi sull'NFT, c'è un museo per gli NFT Lì, a Milano. NFT. Insomma, a, a Roma abbiamo il Maxi. Certo. cioè una grande hype, come dici tu, poi vediamo se... Ecco, questa è la domanda che nel libro tu ne parli, no? Perché uno ti dice, oh, io l'ho vista queste cose, eh, poi pensi appunto a Monet, pensi a Picasso, pensi a Morandi, pensi a Caravaggio e a Michelangelo, e diciamo, possibile che People vale più di, questi, di questa roba qui? E in generale, ancora dal punto di vista estetico, poi magari sono ignorante, non ho gli strumenti per capire, però, dal punto di vista estetico, ancora non vedo una giustificazione tale per dare a quelle opere un valore così elevato. Tu, però, nel libro hai una risposta molto laica, neutra. Libera, liberista diciamo. Sì, liber, liberista. <ride> ecco. Ma in realtà diciamo il valore di un'opera è eh, esattamente il valore per il quale si è disposto a pagare l'opera stessa. No? Quindi se io prendo questo eh, tappo e eh, vi attribuisco un valore eh, x e vendo questo tappo a lui a x più 1 e lo faccio davanti a voi, voi tutti sarete probabilmente convinti che se lui, attenzione, acquista a x più 1, non io che lo vendo a x più 1, questo tappo potrebbe effettivamente avere un valore. Quindi supponiamo di dare a lui questo tappo, lui a questo punto lo vende al signore che sta di fronte a me, lo vende a x più 2. Se il signore lo compra e tutti gli altri ne hanno visibilità, probabilmente qualcun altro crede che questo possa avere un valore successivo. Ma attenzione, il valore originario di questo tappo è nulla, è eh, zero. Mm? Ok, Quindi attenzione perché poi su questo possiamo uh, come dire, sviluppare tutta una serie di riflessioni che insomma, peraltro vedi, ho cercato anche di riportare nel, nel, nel libro, che sono quelle a cui tu poc'anzi penso uh, facevi riferimento, cioè la percezione estetica del dell'opera. Uh, la percezione estetica del valore dell'opera è qualcosa che appartiene a ognuno di noi. Eh, quando noi usiamo questo è un tema che probabilmente tu sai a me è particolarmente caro noi tutti usiamo eh, secondo me in modo assolutamente sbagliato il termine virtuale no? quando, quando, ah, cosa, una cosa virtuale no? nel libro tu dai no, l'etimologia eh, del in, 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 in realtà tina, virtuale, non è così è no virtuale no, pare, esatto, pare, esatto di, in, di in latino è proprio esatto, in potenza no? quindi diciamo insomma così in maniera un po' scolastica quindi è un valore che si esprime in potenza, ossia acquista il valore massimo nel momento in cui è terribilmente scarso, nel momento in cui ad esempio, come facevo l'esempio del tappo, esce dalla mia disponibilità, cioè se sto trasferendo questo tappo a lui e dal momento in cui questo tappo è stato a lui trasferito, lui può vantarne l'autenticità, diciamo, della sua proprietà. Questo tappo, questo valore diventa una risorsa scarsa, è uscita dal mio controllo, no? dal, dal mio dominio. Ecco, questo Giacomo, è il valore importante. Gli artisti amano molto questi NFT perché lo vedono come una prospettiva di grande riscatto: un po' perché li svincola dal monopolio dei galleristi no? che decidevano i giochi, e quindi loro si mettono un po' come youtuber sulla piazza globale, peraltro, no? quindi non solo nazionale, e un po' anche perché. Il, poi, e qui ci arriviamo poi al secondo elemento. Una, in realtà, le NFT, ma poi lo diciamo tra un attimo, fanno parte di una famiglia più grande, quella degli smart contract. Quindi consentono di abbinare a questo dato una serie di condizioni, if then, cioè se si realizzano certe cose, quindi ci sono altre conseguenze. E una di queste conseguenze, amata dagli artisti, è il fatto che se io vendo a te un artista sì. sconosciuto, vendo a te oggi un quadro a 10 euro, va bene, poi divento famoso e tu. Giustamente, se lo rivende a lui a 1000 euro, io sono a differenza di quello che accade nell'arte normale. Hai io sono guidato a... con uno smart contract automaticamente, anche se non so niente di questa compravendita, mi vedo accreditato sul mio conto corrente una percentuale. Esattamente. Allora, la blockchain abilita il fatto di poter levare degli intermediari in tutti i settori, soprattutto in quello dell'arte. Quindi, l'artista può vendere direttamente al suo pubblico senza passare da intermediari. Inoltre, come dicevi, eh gli NFT non sono altro degli smart contract ovvero sono dei, dei programmi con delle regole pubbliche e ufficiali nella blockchain che riconoscono delle, delle royalties dei diritti pattuiti all'autore in caso della vendita di ogni NFT al terzo, quarto, quinto passaggio continuerà a ricevere una quota di quella vendita sì, si può pattuire un 10% di diritti e in questo modo quindi l'autore può continuare a eh, avvantaggiarsi della, della, della la vendita dei suoi prodotti, cosa che attualmente non succede e soprattutto se pensiamo al mercato secondario, anche quello dei libri o dei CD: certo. se compro un libro digitale, una volta comprato, rimane certo. là Chiaro. oppure lo compro fisico, lo posso rivendere, ma l'autore non, ri non riceverà un euro. In effetti, esatto, eh, certo. anche un oggetto digitale può Chiaro. essere rivenduto e riconoscere continuare i che continuare a produrre valore del tempo all'autore. Roberto, allora abbiamo parlato di arte digitale perché è il livello di espressione più. Ovvio, no? perché parliamo di file in pixel, però anche l'arte, quella tradizionale, addirittura quella data da art artisti del Rinascimento come Michelangelo, adesso sempre più spesso i musei li trasformano in NFT e uno dice: vabbè Ma scusa, una cosa, io ho il tondodoni di Michelangelo, no me lo vado a vedere agli uffizi, me lo posso mettere sullo salvo del computer, però c'è stato uno solo che ha pagato 144.000 euro. Per avere la proprietà dell'NFT di Michelangelo, che noi possiamo tutti quanti vedere la stessa, con la stessa esperienza, ce la vediamo bella a casa. Che senso c'ha? Sì, eh, infatti, eh, dunque, innanzitutto guarda, solo un, un paio di, di cose importanti. Quando parliamo di proprietà, io in realtà sono abbastanza scettico. La proprietà dell'NFT è qualcosa tutta da dimostrare. Io in realtà parlo di disponibilità dell'NFT, che è leggermente diverso. La disponibilità... ma sì, perché poi mi... questo qua. Tu non è che compri esatto. quel quadro, tu compri no. un indicatore, Beh, un link. Come, no? Esatto, come se io... Esatto, un link. No, esatto, un link a quel dato. Però ritornando al Tondodone, alla galleria sì. dell'Fizio eccetera, questo è un aspetto molto importante. Perché se voi pensate no, eh, esistono, magari l'avete anche viste, eh, delle mh, opere tridimensionali che eh, cosiddetti digital twin, che sono esattamente delle copie digitali ad altissima risoluzione in 3D appunto di opere di opere artistiche. Um, se adesso faccio questa domanda, no, eh, secondo voi questi digital twin, che sono dei file eh, alla fine della fiera, no, che riproducono fedelmente l'opera, sono addirittura in grado, tanto per darvi un'idea, di analizzare la volumetria della vernice che è sul caravaggio e quindi per con, esempio... Con quello che hai pagato al minimo. È eh, come minimo, insomma, no, esatto. No? Allora, secondo voi, cioè, se io ho un digital twin di questo tipo, no? Eh, perché mi serve l'NFT? Perché, perché il Digital Twin è esattamente un file, come diceva Massimo prima, che è copiabile. No? Quindi, nel momento in cui io salvassi il mio Digital Twin sul PC, potrei fare nmila copie del gemello digitale del tondodoni ma è qui che mi viene in aiuto invece il mio token non fungibile cioè se io tokenizzo quel digital twin gli attribuisco nel vero senso della parola cioè gli do degli attributi ecco mettiamoli così no? che certificano e autenticano il fatto che nel momento in cui ho scritto quell'informazione sulla mia blockchain ossia tecnicamente si dice Viene fatto il mining no? di quel NFT, il conio esattamente, no? uh, non, è più, non è più replicabile ed è importante, però, quell'aspetto, appunto diciamo, non tanto di proprietà quanto di disponibilità, e cioè a dire nel momento in cui il soggetto creatore, cioè che fa il mining del token sulla blockchain, è colui che effettivamente lo fa, è lo, il soggetto che sarà in grado di governare. Uh, ab eterno, no? diciamo, per tutta mm. la vita del, del, dell'NFT dimostrando di poterne disponere per quale motivo, in che modo? Conoscendo le chiavi private che stanno all'interno di un portafogli digitale, mm. cioè di un wallet esattamente se si vuole che si usano per i bitcoin Allora, il Giacomo, plus. tu che fai parte di una generazione diversa dalla mia, forse anche quella di Roberto non vorrei adesso svelare la vostra età però sì. appunto questa è interessante confermo, eh? confermo. Sì. Però questo è interessantissimo quello che sta dicendo lui, perché mentre c'è chiaro a tutti la differenza di avere a casa un originale di Raffaello rispetto alla stessa immagine che posso magari stampare su un poster, facciamo più fatica a dire, noi della generazione, di quelli che sono abituati a distinguere tra analogico e virtuale, facciamo più fatica a dire qual è il valore del fatto che tu... Cioè, io sono disposto, sei disposto a pagare tanto per avere disponibilità di qualcosa che è soltanto un file, che riproduce qualcosa che comunque posso andare a vedere agli uffizi, posso caricarmela come te. Certo, lui dice che con una qualità d'immagine immagine migliore vorrebbe vedere con quello che hai pagato. Però comunque è difficile per la generazione nostra capire il valore di questa cosa. Poi aspetta, io ho figli piccoli che giocano ultimamente a Minecraft, eh, che per cui non c'è nessuna differenza tra il virtuale e il reale, e un po' lo capisco, però forse tu me lo puoi spiegare meglio. Allora, ci sono diversi fattori che possono portare le persone a spendere qualsiasi, qualsiasi cifra per un oggetto che, che è un file. Penso innanzitutto al collezionismo in generale. Io sono appassionato di vinili, ehm, pago di più per avere le copie prima stampa, ho un vinile di, di Jimi Hendrix con un errore di stampa sulla copertina, quindi dovrebbe valere meno, invece vale di più perché c'è gente più appassionata di me che è disposta a spendere di più per averlo. Quindi questo concetto di spendere soldi per un, per un disco che puoi ascoltare forse anche meglio in maniera digitale, in maniera più comoda, c'è sempre stato. C'è anche nel mondo dei francobolli, in tutto il collezionismo. Poi c'è il discorso di appartenere a una community oppure voler, di voler aiutare o supportare un autore. Perché se io compro quel quadro di 100.000 euro, può essere anche che semplicemente voglia supportare il museo? Eh, lo faccio con questo gesto simbolico oppure voglio appartenere a una community che ehm, condivide questi, questi oggetti e quindi quella è la, è la mia chiave, il mio pass per dimostrare che faccio parte di un gruppo di appassionati di arte. Sono cose che esistono ecco, già. Ecco, questo ha toccato un punto interessante perché. A... Ci sono diversi valori dell'NFT. Uno, abbiamo detto, è l'investimento, cioè io compro questa cosa che oggi vale 10 sperando che poi domani valga 20, e quindi ho fatto un guadagno. E siccome queste cose spesso hanno a che fare con l'arte, c'è anche un'estetica che può accrescere il valore. Ma l'altro valore dell'NFT, di cui si parla pochissimo, ma secondo me è quello più attuale, è quello di creare attorno, a, come dici tu, a questo oggetto digitale una comunità. Abbiamo parlato del museo, forse però l'esempio più chiaro è quello che io vedo già fare. So, Marco Montemagno lo conoscete tutti? È una, un comunicatore, un imprenditore digitale che ha creato degli NFT. Sono dei pupazzetti insomma, di dubbio valore, ma non è tanto quello, perché ognuno di quegli NFT è legato a una serie di privilegi. Puoi assistere per primo all'evento, vieni invitato a giocare a ping pong con lui, e questo lo stendi alle palestre, ai ristoranti, a un'azienda, a un Coca-Cola. Cioè, raccontaci un po' questo elemento della community che è molto interessante e che poi fa proprio tipico di una generazione. Cosa. Esatto, ci sono diversi tipi di community, ci sono quelle dove il poter possedere quell'oggetto mi abilita a diversi privilegi o semplicemente mi permette di entrare in queste chat dove troverò persone che condividono le mie stesse passioni, oppure semplicemente la, la voglia di eh, poter dire... Io c'ero in quel momento e ho un NFT che lo dimostra, che ero presente in quel concerto, che questo NFT è stato generato dal, da quell'autore, come parla anche Roberto nel libro dell'arte generativa, e che quindi per me può anche non abilitarmi a nessuna community, ma può avere un legame speciale per, per... e infatti per esempio un'applicazione forte nel mondo della musica in cui stanno molti cantanti, Kingson Lion, citi nel libro sono stati i primi, di quelli famosi ma anche Morgan, ma anche Mahmoud. addirittura Mahmoud ha fatto un NFT del proprio respiro durante un concerto ma l'obiettivo come dici tu è sempre lo stesso cioè chi ama quel cantante si riconosce nell'acquisto di quella cosa che ha valore per la comunità, magari a me non me ne importa niente ma a voi che amate quel cantante lì è una cosa di grande prestigio. no Esattamente. Eh, inoltre, i cantanti hanno anche altri modi per, per diciamo avere fonti di reddito, ma ci sono anche artisti che non hanno i stessi redditi. Quindi, la vendita di queste NFT. Può essere anche un mezzo per poterli supportare e mantenere la loro indipendenza da sponsor e da altre fonti di reddito per poter continuare a quello che fanno, a fare quello che fanno. Se anche un... lì c'è poi il fattore investimento. Cioè, io punto si dice che sei un artista sconosciuto, magari diventerai famoso. Allora quella cosa con quel bra... Che poi in realtà non è che compri il brano perché costerebbe troppo, compri magari dieci secondi di un concerto. No, ognuno si compra, Sì, Sono può, spacchettati. Può essere qualsiasi cosa, però può essere anche un NFT che mi dà diritto a delle royalties. Sul libro che vai a scrivere, nel senso, sì. Roberto vuole pubblicare un libro senza passare all'editrice, eh, raccoglie sì. finanziamenti per. Per esempio, ho visto dei documentaristi stanno finanziandosi il loro, si chiama The Mind Project, il loro documentario attraverso una chiamata alle armi, sì. Roberto, un altro mondo che veramente sta facendo un uso massiccio di NFT, forse quello più conosciuto a tutti, è quello della moda. Qui cosa sta avvenendo? Cioè, non c'è ormai, le, le, le passerelle si fanno sul... e qui ci introduciamo un altro elemento sì, che è quello no, del metaverso, certo. No, lì eh, il tema della moda è quello che, secondo me, più di altri, dà eh, l'idea della emozione e delle emozioni che possono essere in qualche modo trasferite e condivise, anzi prima condivise e poi trasferite. Quello che sta accadendo oggi nel mondo della moda, del fashion, è abbastanza simile a quello che diceva eh, lui poc'anzi, se non che qui c'è un concetto molto più, se volete diciamo primordiale, cioè legato proprio al concetto di um, emozione e di emozionalità che un tessuto, un abito, um, un accessorio vero, uh, può uh, conferire a chi è disposto ad acquistarlo e a disporne dimostrando, attenzione, dimostrando che può disporne, perché questo è l'aspetto, no? ricordatevi sempre le scuse che facevamo prima, trasparenza, no? quindi tutte queste cose di cui noi stiamo parlando, ivi compreso, no? il, il gettone digitale, l'NFT che mi rappresenta, l'abito, eccetera, è qualcosa che io posso dimostrare a un pubblico più ampio che appunto è nella, eh, nella, mia, eh, nella mia disponibilità. Quello che però secondo me è, riprendendo un po' il tema che dicevi tu anche di quei frammenti no, del, dei vari momenti e quant'altro, secondo me è importante, se posso, è mh, legato proprio al concetto di eh, arte generativa, diciamo così, o come... Diciamo noi oggi arte programmabile, che in realtà non è qualcosa di particolarmente nuovo, no? perché si parla di arte generativa già da una cinquantina d'anni a questa parte, dove però eh, il prodotto artistico è sempre frutto eh, di un eh, eh, principio molto legato al suo autore e eh, eh, la casualità che l'autore nel momento in cui crea l'opera. Effettivamente introduce. Allora, questo aspetto legato alla casualità e al, diciamo l'impronta dell'autore che produce quest'opera eh, si sposa molto bene con uh, l'intelligenza artificiale, ad esempio, quindi con tutta una serie di altre tecnologie che sono a corredo degli NFT, a corredo della blockchain. E in particolare uh, Provo a farti un esempio, vediamo, tu ci citavi prima il respiro di Mahmood, no? eccetera. No? Allora, supponiamo che io in questo momento, no, stia parlando, sto un po' sudando, ho anche un po' di sete, no, e a un certo punto, no, abbia un... Faccio così, vedete, questo è un sussulto, chiaramente era voluto. No? Allora, se in questo momento voi mi state riprendendo, com'è possibile che avvenga, no? anzi, sta avvenendo: no? quel frammento in cui io chiaramente ho simulato il sussulto diventa un frammento unico, irripetibile. È chiaro che io l'ho fatto apposta, però, se fosse capitato effettivamente, eh, nella maniera assolutamente casuale, sarebbe stato irripetibile. Bene, quel frammento per preservarne la sua unicità e poter dimostrare a chi fosse interessato al sussulto di Roberto Garavaglia mentre beveva l'acqua, che possa essere effettivamente suo, può venire tokenizzato, può venire creato un NFT può venire distribuito, può venire venduto, se qualcuno è così folle, dico io, da poter attribuire un valore al sussulto di Roberto Gravaglia in questa sessione, ecco che diventa un elemento. O oh, è chiaro che se di Roberto Gravaglia non gliene frega nessuno, è evidente che neppure il suo sussulto può avere un valore. Però attenzione, ecco, questo è esattamente quello um, che avviene, eh, diciamo, in tutte le rappresentazioni. Eh, C'è una um, bellissima, bellissima novella di Pirandello, no? quella del pipistrello che d'improvviso entra in scena ed è la prima no, di questa opera e purtroppo l'attrice, un'attrice donna non sa resistere il pipistrello che rompe nella scena questo poi diciamo, il tema pirandelliano che non stiamo ovviamente a ripetere no, crea un evento unico e irripetibile quell'evento unico e irripetibile può essere eh, oggetto, oggetto, oggetto di una... Di una, esatto. può essere cristallizzazione. cristallizzato esatto. allora però io utilizzerei questo passaggio della moda per raccontare un altro di questi isolotti del mondo del web 3. ossia uno si domanda, torno sempre con te Giacomo, perché uno si domanda, anzi l'ho domandato proprio quando me ne sono occupato in radio, eh, ma poi io mi compro l'NFT, ma che ci faccio? E questo artista, che è un artista quotato del mondo degli NFT, ha detto, ah, guarda, ci sono degli schermi bellissimi, te lo proietti a casa, fai una parete tutta con... Eh, così come fosse un quadro, lo appendi lì, oppure eh, ci fai il schermo, ci fai il logo, ci fai il tuo logo per, ehm, per i social network, insomma, vari utilizzi. Però probabilmente l'utilizzo, quello più di massa, non può che essere quello del cosiddetto metaverso, cioè di questi mondi virtuali dove già oggi, soprattutto intorno ai bambini, ai miei bambini, cioè nella eh, Minecraft, Pokémon Go o altri mondi virtuali, eh, spero, magari li conosci meglio di me. <ride> Ce ne sono tanti in cui tu non sei, cioè tu sei nel gioco con un tuo avatar e questo avatar che per me uno avrebbe l'altro, ma per i miei figli è allo stesso valore della vita reale in termini in cui si veste e in cui si mostra. Ecco, Gucci, per esempio, ha venduto, uh, Gucci mi pare aveva venduto delle scarpe per avatar che esistono soltanto per gli avatar, non esistono nella vita reale e costano 12 euro, anche economiche rispetto ai magari completi di Dolce Gabbana, che ho visto che vendono per il metaverso a migliaia di euro. Ecco, questo elemento di dare valore a ciò che tu sei, non nella vita reale, ma nel metaverso. Quindi, ecco, non solo che l'uso che ne faremmo noi, cioè io comunque cerco di fisicizzare la NFT facendomelo vedere bello a casa, facendo vedere gli ospiti quanto ho speso, no. Non mi interessa questo, mi interessa che nel mondo virtuale io ho una rappresentazione adeguata. Dammi un commento su questo perché io veramente mi ci allora, il novello. È un mondo vastissimo, eh, blockchain e NFT sono tecnologie abilitanti per soluzioni nel mondo reale, soprattutto quando NFT è collegato a un vero e proprio vantaggio. Eh, il metaverso non è una soluzione a un problema che abbiamo, almeno dal mio punto di vista, anche se Zuckerberg sta investendo diversi milioni per risolvere un problema che al momento non c'è. Però è vero che i tuoi figli spendono soldi per avere quel dermiato no, gadget blocks. esatto nel loro mondo virtuale. Alcune volte spendono soldi per comprare il gadget, il cappellino o quello che è, alcune volte invece giocano ore per poter... I miei figli no, non gli hanno una lira per queste robe, Beh. ancora no, non perché. ci sono arrivato. C'è un Comunque sacco sì. di ragazzini che sì. o, o comprano il vestito o spendono un sacco di ore nel gioco per poter raggiungere quel livello e mostrare quel vestito. Il momento in cui il gioco cambia, eh, esce una nuova versione o quello che è, Perdono, I ragazzini perdono tutto quello che hanno comprato o guadagnato, quindi le ragazzi che producono videogiochi fanno, fanno oggi i soldi. È così, questo... Oggi è così. Se questo asset invece fosse digitalizzato sulla blockchain, io potrei trasportare quel vestito che ho pagato dal, da quel gioco che sto giocando ora all'altro gioco, alla nuova versione, oppure potrei venderlo perché magari l'ho comprato a 10 euro, tu l'hai visto che è bellissimo, sono finiti, posso venderla a 15 o posso venderla a 5 e rientrare nell'investimento. E Tu stai andando nella protofinale della nostra riflessione, perché parliamo, entriamo proprio nella caratteristica tipica del Web3, di cui gli NFT sono una funzione a questo punto, cioè cercando di mettere insieme tutto il nostro ragionamento. E allora, il metaverso distinguiamo due tipi di metaverso, cioè quello di Zagenberg, che poi secondo molti è un'esatta riproduzione del, dei social network con altre vesti, no? e ad esempio anche Minecraft, Roblox, sono tutti mondi chiusi, quindi hanno le stesse caratteristiche chiuse che hanno poi suscitato tante avversioni dei social network tradizionali. Ma il metaverso vero, quello che diciamo ispira più eh, speranze è proprio quello legato alla blockchain in cui non esiste un proprietario del metaverso, siamo tutti proprietari, come il Bitcoin, siamo tutti nodi e quindi il vestitino che io mi compro per Decentraland poi va bene pure su Sandbox, dico due nomi che sono quelli più famosi di metaversi legati alla blockchain. Raccontaci un po' cosa significa meglio questa differenza. Allora, esattamente, la blockchain va intesa come un database dell'internet pubblico. Noi ci stiamo riappropriando dei nostri dati, mentre adesso con il web 2.0... Tutti i nostri dati sono raccolti in poche cinque aziende, Google, Amazon e eh, tutte le altre. Ehm, grazie a questo, per i nostri dati, siamo liberi anche di poter spostare i nostri dati liberamente sul servizio migliore. Quindi, che sia il social o che sia il metaverso, eh, io sto soffrendo di un servizio che so che in, in qualsiasi momento posso cambiare per un servizio migliore senza perdere nulla di quello che ho guadagnato o fatto. Questo abilita anche... Eh, di più la concorrenza, perché se io oggi volessi programmare un algoritmo molto migliore di quello di Google di ricerca, nessuno utilizzerebbe il mio sito perché Google ha il monopolio indiscusso. Ma nel momento in cui tutti potrebbero portare le loro cose direttamente sul mio motore di ricerca con un click senza fare nessuna, nessuna navigazione in mille pagine come richiede adesso Google o Facebook, allora questo abilita a molti nuovi scenari. A, eh, permette alla gente di poter utilizzare i servizi che preferiscono per come li preferiscono e soprattutto permette appunto di creare nuovi scenari a questo non siamo nemmeno immaginati a pensare perché questa è proprio una rivoluzione come è stata la rivoluzione dell la, della diffusione dell'internet principalmente, quindi adesso sì, io ora penso ho comprato il vestito da drago nel gioco, posso usarlo anche nell'altro gioco e conservo tutto quello che ho ma in realtà è solo il passo che ci viene in mente certo. adesso perché non siamo abituati a ragionare certo. in quest'ottica. E allora qui arriviamo a quelle sigle strane di cui il libro si occupa e che dicevo all'inizio: DAO, DAP. Roberto, allora lui dice: eh, immaginiamo cose diverse. Ci sono già degli esempi, io me li sono segnati qua. Eh, di... Questo nuovo modo di concepire internet in cui non c'è più il, il grande, la grande piattaforma che, che ti chiude lì dentro, ti dà un'identità che è buona solo per lì dentro e fa tutto, in modo che tu non esca mai da lì dentro, no? Ma sono, come dice prima Giacomo, assolutamente liberi, intercambiabili. Io me ne sono segnati tre, poi magari mi dici qualcos'altro. Reddit, che è abbastanza famoso perché è una specie di social network in cui si scambiano le opinioni, ma sta creando un'applicazione in cui. Non è come su Facebook, che io scrivo gratis e poi Facebook monetizza, ma no, io più scrivo, più i miei post sono popolari, hanno like, più guadagno. Oppure, altra cosa, eh, Filecoin. Oggi noi, conosciate tutti, Dropbox, Drive, eh, cioè i servizi di archiviazione condivisa. Eh, questi con, il, con la blockchain sono non più proprietà di questi grandi nomi, ma vengono distribuiti tra di noi, quindi noi abbiamo... Eh, ognuno di noi mette a disposizione un pezzetto del proprio computer e chiunque ci può depositare sopra eh, i propri file e io vengo ricompensato con queste criptovalute di ogni ciascuno, e l'ultima è eh, per tornare ai videogiochi, è Axi Infinity videogame, in cui tu giochi e sei ricompensato per le vincite che fai, oppure c'è un altro, non mi ricordo il nome, che ti mandano la pubblicità, e tu, siccome,. Guardare la pubblicità ha un valore, mi paghi per guardare la pubblicità? Ecco Roberto, raccontaci Brave, un po'. Queste sì. sono le DAP, le DAO. Sì. Come se, no, le DAP, sì, le DAP, le DAP. Sì, le DAP. Sì, le DAP dopo, dopo arriviamo alle DAO. Eh? Dopo arriviamo alle DAO. Sì, no, le DAP possiamo intenderle molto più semplicemente come un insieme di quegli smart contract di cui eh, si parlava prima. Quindi, eh, senza entrare ovviamente in un dettaglio che non è il caso, ma voi immaginate eh, dei programmi, no? qualsiasi programma che gira su un PC, no? per esempio, ma che invece che girare su un singolo computer, su un singolo calcolatore, gira, quindi viene eseguito. Su un insieme di computers, di calcolatori, quindi quei nodi di cui parlavamo all'inizio della blockchain. Questo che cosa eh, ci permette? Vi faccio un esempio: se io dovessi far girare un'applicazione, un programma, su un singolo computer, sono obbligato a fidarmi del costruttore del sistema operativo di quel computer. Quindi chi mi dice che quel programma che io sto facendo girare? non esegue le istruzioni per le quali il programmatore lo aveva progettato. Ecco, questo concetto spostato sulla blockchain, un po' come si diceva all'inizio, permette, eh, immaginate come se fosse appunto un sistema computazionale distribuito su tutti i vari nodi, la possibilità di eseguire quel programma, quei programmi, i cui esiti il cui comportamento o i cui comportamenti non possono essere diversi da quelli per i quali sono stati programmati, poiché la programmazione di questi programmi che chiamiamo smart contract è open source, sono visibili, voi potete andare su una qualsiasi, con qualsiasi diciamo, browser no? uh, di, di Ethereum, per esempio, a vedere come sono scritte questi programmi, questi vengono appunto eseguiti. La DAP, la Decentralized Application, altro non è se non un insieme di questi smart contract che realizzano esattamente un'applicazione, no? quindi come potrebbe essere un editor, un editor di testi, no? ad esempio. Um, uh, un programma che permette di far suonare o vedere no, delle immagini solo che in realtà invece che girare singolarmente eh, 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 avviene questa diciamo distribuzione e quello che fino adesso non abbiamo ancora accennato ma credo che sia importante ora dire in maniera decentralizzata Perfetto. e qui arriviamo alle DAO Allora, arriviamo alle DAO io chiedo scusa ma ho il treno per Roma che è l'ultimo della serata alle 8 meno un quarto quindi diciamo abbiamo Due minuti per chiudere la nostra riflessione, poi abbiamo 5-6 minuti per le domande del pubblico. Allora, mi dici velocemente che cosa sono le DAO? Allora, le DAO sono appunto delle organizzazioni, come delle persone giuridiche, il cui però la, entità non esiste, ma è distribuita tra i governatori di questa entità. Quindi persone che hanno possiedono gli NFT, i token per governare queste, queste società. E quello che succede è che ogni decisione viene presa in maniera. Di, Completamente automatica, non c'è un server centrale cui, di cui ci dobbiamo fidare, ma c'è un contratto pubblico sulla blockchain che fa rispettare le regole e propone questi sondaggi per ogni scelta da fare. Quindi, nel momento in cui io sono un governatore di quella società, faccio parte di quel gruppo e lo sono effettivamente per alcune, per alcune DAO, eh, vogliono cambiare modello di business o prendere una scelta importante sullo sponsor la mettono ai voti, la gente è libera di votare e in automatico, senza che nessuno intervenga, la società prenderà quella direzione. Quindi sono aziende che anziché avere un amministratore delegato hanno questa rete di, basata su blockchain di tante persone che si associano a questa azienda che sono come un'assemblea di condominio alla fine, no? Devo, su ogni cosa devono stare sempre le decidere. Allora, l'ultima velocissima Roberto perché voglio lasciare spazio al pubblico e questo è uno dei punti chiave su cui battono i critici del mondo della blockchain, delle DAO, degli NFT, perché per esempio ehm, dice Jeff Dorsey, che peraltro adesso ha cambiato l'investimento, cioè lui è il Twitter ormai, lo sapete, di, di Musk, lui si sta impegnando in una nuova startup che si chiama proprio Block, perché è tutta basata sulla blockchain, eppure è il maggiore critico delle applicazioni della blockchain perché dice in sostanza che è inverosimile che, la, che ognuno di noi si mette lì dalla mattina alla sera a star fare come se fosse un'assemblea un di condominio un permanente su ogni decisione. Per cui alla fine cosa succede? Succede che si creano i monopoli, per cui alla fine, come già di fatto è Coinbase, OpenSea, non ne abbiamo parlato, ma sono questi nuovi protagonisti che gestiscono le mediazioni e le transazioni sulla blockchain, di fatto stanno replicando. Gli stessi meccanismi centralizzati di Facebook, Google, eccetera, che, che peraltro stanno cercando pure loro di entrare in questo mondo. Per cui come dice Roma, il più, più pulito sembra avere la rogna, oppure, oppure ehm, chi è altro? Sì, anche Moxie. Marnie Spike, che è il fondatore di Signal, questa diciamo, messaggistica molto criptata, molto sicura, il quale dice che ehm, nessuno di noi vuole, vuole gestire un server, nessuno di noi vuole essere un nodo, eh, e soprattutto eh, è tutta un po' un'illusione. eccetera. Invece i fautori, tra cui segnalo soprattutto Vitalik Buterin, che è il fondatore di Ethernet, eth 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 Ethereum, che dice invece che così, con questa... In rivoluzione si torna alle origini, cioè internet decentralizzata, internet senza padroni, internet senza controlli, la gente si riprende mano internet. Mi dici, vabbè, veramente dieci secondi per uno per dire da che parte state? Sì, no, io sto dalla parte di chi crede che i modelli di business nuovi non siano quelli che si basano su delle regole di governance o modelli di governance vecchi. Tutti gli esempi che tu hai citato, ma vada credimi tutti, hanno questo piccolo problema, che hanno la pretesa di ripensare e riprogettare dei modelli di business senza cambiare il modello di governance. E questa è la cosa più sbagliata, a mio avviso, che eh, si può fare. Riusciremo a non commettere quello che a mio avviso è un imperdonabile errore? Non lo so. Le ultime, appunto, iniziative che stiamo commentando sembra che vadano, appunto, nella direzione. Quindi, attenzione: perché chiunque voglia sviluppare e investire, la prima cosa che deve fare sugli NFT, sulla blockchain, non è pensare al modello di business, ma al modello di governance. Qui si tratta di cambiare la logica da. Shareholder a stakeholder, Giacomo. Poi ci sarebbero mille altre cose da dire che consumano un sacco di energia. Queste blockchain, che, eh, che sono è un realtà dato di fatto, oggetto di truffe continue. Spariscono certo. questi NFT per cui speso un sacco di soldi oppure che crollano di valore. Come quel poveraccio che si è comprato il primo tweet di Dorset pagando non so quante migliaia di euro, adesso non riesce a venderlo neanche a 100 dollari. Il tuo parere, qual è il futuro di questa roba? Allora. La blockchain abilita veramente a nuove soluzioni che possono creare qualcosa di nuovo che non esiste o rivoluzionare e ridisegnare ma completamente alcuni modi in cui soffriamo di diversi servizi a Partire beh, si è perso subito dalla finanza, ma si potrebbe par parlare dell'editoria, del gaming, diversi settori. Poi, ovviamente, non è applicabile a tutto. Ci sono dei limiti e bisogna comunque eh, non fare l'errore di voler per forza applicare la blockchain a tutto senza apportare veramente valore al processo. E poi possiamo chiudere dicendo che noi abbiamo parlato di queste cose come se la partita fosse: eh, rimane tutto come prima, o il web3 sostituisce l'attuale? Probabilmente sarà una coesistenza tra il web2, il web3 che durerà anni ok allora io, ci sono cinque minuti per fare domande poi io però vi saluto ma magari loro rimangono qui altro un po di un po di minuti per Volentieri. chiarire gli ultimi eh, dubbi che avete chi è che vuole intervenire ecco una domanda Mara ciao Giacomo senti mh, da quello che tu dicevi eh, mi è venuta una riflessione eh, io ho lavorato per tanti anni in borsa e ho assistito al passaggio dei grandi valori, della creazione di valore da aziende che possedevano gli asset a aziende che non li possedevano okay, e quindi tutto il mondo dello sharing. Eh, quindi un grande sorpasso, una grande redistribuzione diciamo, di valore delle seconde, quindi dello sharing, che a Iosa hanno aumentato il proprio valore nei confronti delle prime. Proprietà, la prima, ripeto, non proprietà la seconda, o meglio, una proprietà diversa, la proprietà dei dati, come dici tu, no? E non degli asset. Siamo alla terza rivoluzione adesso, quindi nella creazione di valore. Ora, dove stiamo? Ciao Mara, allora, eh, quello che vuole fare, quello che abilita il Web3 è proprio, è proprio questo, togliere i dati da queste grandi corporazioni. Ma ci sono anche corporazioni che hanno usato bene quei dati e quegli asset e quindi anche meritano il successo che hanno avuto. Quindi, sì, il, la differenza è molto sottile, bisogna applicarlo con coscienza, come tutte le cose. Eh, ma può essere un cambiamento in cui ognuno è libero di poter vendere i propri dati in cambio di un servizio oppure c'è chi, cioè, chi è libero di poter usare. Mantenere i diritti dei propri dati e non fornire a queste corporazioni. Dipende da quello che si vuole cedere e per quello che si vuole ottenere. Altre domande? Roberto, vuoi chiudere questa riflessione? Io tanto ti dico subito che la cosa singolare dal punto di vista mio, che insomma, di comunicatore, è che. Di questi temi se ne parla soltanto quando c'è il fatto pittoresco, no? il, il quadro pagato 240.000 euro. Poi uno viene a beh, legge la stampa internazionale, oppure come me ha avuto la fortuna di stare la settimana scorsa in Silicon Valley. Io sono stato a vedere questo primo negozio che tra l'altro hanno aperto proprio ieri di Facebook Meta, ormai chiamiamolo Meta, ehm, di, 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 di metaverso. Quindi vendono visori, vendono occhiali di realtà aumentata, eccetera. E soprattutto ho visto la mole di investimenti che stanno spostando su queste tecnologie, 50, mila, 50 miliardi di dollari solo Facebook, eh, 10.000 assunzioni in Europa solo per sviluppare il metaverso, ehm, Microsoft si è comprata, ha fatto la più, sua più grande acquisizione comprandosi un'azienda di videogiochi importante, insomma ci sono tantissimi investimenti, che non possono lasciare un segno, adesso comunque la pensiamo su queste cose, non possono lasciare un segno, quindi è anche un'autocritica, è un invito che ti faccio a te a svegliarci, a noi comunicatori, per raccontare questo fenomeno con la giusta importanza, perché comunque cambierà le regole del gioco, è così. Sì, cambia le regole del gioco a patto che eh, il gioco sia compreso. E questo secondo me è importante, perché se non si comprende il gioco non si può avere la pretesa di comprenderne le regole. Quindi il messaggio è... Comunicatori a chi eh, fa buona comunicazione, questo è almeno quello che io credo, poi io non so se sia un buon comunicatore, non vorrei dirlo mai, però è proprio quello, cioè riuscire a far capire il gioco, mm, ok? Questo mio libro, ma anche quelli precedenti, quello che citavi tu prima, no, sono proprio. Eh, Volti a dare questa contezza, no? questa consapevolezza, a rendere consapevoli, no? perché solo eh, rendendoci consapevoli no? di ciò che la tecnologia può fare, eh, possiamo superare quella che è la fascinazione del momento, no? la fascinazione anche di comunicatori che magari giustamente fanno il loro mestiere e si aggrappano no? al momento. Ecco, se non c'è questa eh, conoscenza, e quindi il mio. Compito, modestamente, insomma, poi sono, sono assolutamente piccolissimo, no? è proprio quello di riuscire a dare degli strumenti per comprendere perché l'altro l'altra cosa se no, se, qual è la cosa che avviene? No? Che è esattamente l'opposto di quello che diceva lui: la paura. Noi abbiamo paura quando non comprendiamo, non conosciamo. E guardate che la paura. Eh, gioca, gioca dei brutti scherzi allora io consiglio caldamente la lettura di questo libro perché lo spiega in maniera molto semplice, molto efficiente, efficace, tutti i passaggi che abbiamo cercato di raccontare oggi li trovate praticamente tutti e molto di più ovviamente e quindi ringrazio Roberto Caravaglia grazie, grazie per la sua presenza, ricordiamo che tra l'altro lui lavora, collabora col Politecnico di Milano, l'osservatorio grazie per tutta l'operazione che fai di chiarezza su questi temi Grazie. un po' spinosi ma tu sei capace di renderli semplici e accessibili a tutti, grazie. Ci provo. E grazie anche a Giacomo Fava con la sua Sherry. Bocca al lupo perché anche qui ti dico solo una cosa, anzi, forse non vorrei darti una brutta idea che ci priviamo di una persona importante, ma ha colpito molto in questo viaggio negli Stati Uniti che mi hanno detto che, un neo, che lì sono arrivato. ogni, ogni startup che interviste startup, ogni azienda che intervistavo c'erano decine, centinaia di scrivanie completamente vuote e chiedevo ma come mai non c'è nessuno, la pandemia è rientrata perché non rientra perché le aziende hanno così tanto disperato bisogno di informatici come Giacomo che sono esposti a, a farli stare dove gli pare, questi dice: lavorate in cima all'Himalaya, al bar qui sotto, non, state, non volete venire in ufficio, il professor di Airbnb ha detto tre volte a settimana è pure troppo perché vengono qua, meglio che stanno a casa e si divertono, e soprattutto quello che mi ha sconvolto è un, sono talmente affamati di giovani come te che al, un neolaureato al primo impiego senza nessuna esperienza gli danno quanto guadagna il mio amministratore delegato: 250 mila dollari. E un ragazzo che ho intervistato c'era cioè 27 anni, quindi con solo tre anni di esperienza, era un semplice programmatore, guadagna un milione di dollari l'anno. Ecco quindi per capire. Perché è importante leggersi un libro del genere? Perché è lì che sta andando tutto il mercato dell'economia. Grazie a tutti, Io vi saluto, potete comunque restare con loro, farvi tutte le domande che volete, tanto sono, stanno qua, non c'è problema. Assolutamente. No? Grazie. grazie a tutti, grazie.